Questi tre verbi, tutte e tre, seguono questa regola, cioè per una convenzione grammaticale viene sostituito l'originale con, cioè la seconda radicale originale con la lettera Aleph. Quindi diventano, come vedete, qala, dire, ba'a, vendere, nala, ottenere. Allora, queste sono abbastanza semplici, sono delle regole che potete usare, applicare su tutti i verbi di questi tre tipi, diciamo, quelli possiamo dire wawati, quelli ayati e quelli alefati. Quelli che hanno la Aleph nel mezzo, quelli che hanno la Wow nel mezzo, quelli che hanno la Ya nel mezzo. Queste tre regole si applicano su questi tre tipi, quindi copriamo tutta la categoria. Ma volevo parlarvi un po' anche di questo qua. Vedete questa tabella? Qui abbiamo scritto Al-Fa'l, c'è scritto Al-Fa'l, il verbo, d'accordo? Qui che cosa abbiamo? Ad-Dama'er, i pronomi. Ad-damaer. Allora, ad-damaer sono oltre quelli staccati, ana, anta, antuma, antum, oltre quelli suffissi che sono relativi ai nomi, più che altro, kitabi, kitabuka, madrasati, madrasatuka, madrasatuhum, eccetera. Questi damaer qua invece sono quelli verbali dei verbi. Vedete, atta, questa, la ta. Il verbo prende una ta alla fine. Questo si chiama il pronome suffisso del personale, pronome personale proprio. Quindi, qala, il verbo qala, come diventa per me al passato? Qultu, sparita la alef. Questa è la regola. Qultu. Qala diventa qultu. Andiamo avanti. Anna. Anna sarebbe noi più di uno. Qulna. Qala, qulna. E dove l'alef? Non c'è. Nella coniugazione con il pronome, con la na, quindi per noi, quando diciamo noi abbiamo detto, dobbiamo eliminare la alef. E continuare con na, na, vedete na? Questa è la parte che si aggiunge al verbo per farlo diventare noi. Andiamo a Alif Ithnain. Il duale ha bisogno di una Alef. Vedete? Questa rispetto a questo, che differenza c'è? Kala, kala. C'è un Alef. Quindi io in un verbo dove vedo alla fine una Alef, aggiunta, so subito che è duale questo. Ok? Poi cosa abbiamo? Wow al jamaa. Questa è la wow che sarebbe la wow che comprende la alef che non si pronuncia. Si chiama wow del plurale. Com'è questa rispetto a questa? Va benissimo, non è stata tolta la vocale del verbo originale. Vedete? Qala, qalu. C'è un alef qua. Qua non c'è. Qui abbiamo nun naswa. Qui ya il muhataba quando io parlo con l'interlocutore. Va bene? Quindi nel passato, stiamo facendo nel passato, qala sarebbe qulta, qulti. Mentre per nun naswa, questa nun annaswa sarebbe la nun che si aggiunge, è un pronome verbale del verbo, si aggiunge alla fine del verbo. Ok? Ma questa anche, come vedete, rispetto a questa ha perso la alef. Va bene? Questa è la regola. Sembra così difficile, ma facendo 3-4 verbi poi li farete tutti. Imparerete a farli tutti perché viene automatico.
non è una cosa scelta a caso, ve ne accorgerete. Qala ana qultu. Se no dovrei dire, rispettando le regole del verbo normale, ana qaultu, qaultu. No, qultu è più facile. Quindi sarà molto facile applicarla su tutti questi tipi di verbi che sono concavi. Cosa dice qua? Ma yatra ala al-fi'l min taghyir. Ma yatra ala al-fi'l min taghyir. Ciò che succede sul verbo di cambiamento. Che cosa è successo al verbo? Qua sono, come dire, le annotazioni. Allora, qua ti dici hudifat alifuhu ma atta wa na wa nun al-naswa. Hudifat, vedete, passivo. Hudifat è stata eliminata. Hudifat. Quando vedete un verbo che comincia con una lettera dammizzata, cioè con la damma, indica che è passivo, cioè è la funzione non fare la cosa, ma non è, come dire, non è stata fatta da un agente noto, ma da un agente ignoto, si dice in arabo, cioè hudifa, come dire, è stata eliminata. Kutibat è stata scritta. Ukilat è stata mangiata. Vedete, tutto comincia con U. Allora, questa hudifat alifu. Quindi è stata tolta la alef con che cosa? Qui, qui e qui. E questo per quanto riguarda il passato. Andiamo al presente. Noi, come dire, trattiamo tre. I tre modi del verbo, quindi passato, presente, imperativo. Yaqul, yaqulan è presente, quindi la wau, che è quella originale del verbo. Vi ricordate che dicevo qua, in realtà c'era una wau, e wawi, perché in realtà il verbo pala è uila, quindi c'è una wau. Allora, Yaqulu, va bene, questo è il presente, Yaqulan, va bene, segue la regola, quindi la wow è presente. Yaqulun, segue perché ha la wow. Taqulin, ce l'ha la wow. Yaqulna non ce l'ha. Quindi nella nun annaswa, questa qua, la nun, vedete, questa è relativa a al femminile plurale, Yaqulna, non c'è la wow, viene eliminata. Andiamo a vedere adesso l'imperativo. Qul, vuoi dire a uno di, se vuoi dire a uno di, in arabo devi dire qol. Allora qol, vedete, ha perso l'alef, ha perso la wow. Questa è la forma, come si forma l'imperativo da un verbo concavo. Col. Ma ricordiamoci che col è un imperativo con la prima lettera col. Perché dico col e non cal e non quel? Perché questa è la realtà. Perché c'è una wow del verbo originale. C'è una wow, allora questa wow viene sentita nella prima lettera dell'imperativo. Ol. Allora, andiamo avanti. Qua abbiamo per i due alef l'ethnein kula, va bene? Kulu, voi maschi, tanti. Kuli, tu, femminile. Quindi per te, al femminile. Kuli, Chiara. Quli ma esmuki, dimmi come ti chiami, come ti chiami. Qulna. Vedete, qulna ha perso l'alef. Se ci riferiamo al verbo, come dire, base, qala, ha perso l'alef. Qua mi dice, hudifat alifuhu. Ma in realtà hudifat wawuhu. Andiamo al verbo ba'a. Allora, ba'a, be'tu.
Secondo voi segue la regola del verbo normale? No, perché ha perso la Aleph. Beh, tu, vedete? Però qua cosa dico? Mentre qua ho detto cultu, cultu, qua dico betu. Ora vediamo il perché. Poi bena, ba'a, ba'u, bena. Hudifat alifu ma'atta, wannu, wanna, wannu naswa. Uguale come questo. Andiamo al presente, al mutare. Madi, mutare, amr. Yabiu. Ecco, la Aleph è tornata alle sue origini, che è una Ya. Allora, Yabian, Yabiun, Tabi'in, Yabena. Tutti vanno bene che hanno la Ya, tranne questa, ha perso la sua Ya. Hudifat. Alifu ma'an nun naswa. Quindi in realtà hudifat ya'uhu rispetto a questo verbo, ma hudifat alifuhu rispetto a questo. Andiamo all'imperativo. Beh, vedete? Beh, ecco, l'imperativo qua prende la kasra. Perché? Perché è proprio la ya che è stata eliminata. Quindi è come dire, è una consolazione per il verbo che prima aveva la IA, vabbè, ti togliamo la IA, però ti mettiamo una kasra, che è la sorella minore, no? Quindi, beh, via, qui è tornata la IA. Viru, c'è la IA. Viri, c'è la IA. Bena, non c'è. Quindi diciamo che per il plurale femminile quasi sempre si tolgono le vocali lunghe. E andiamo all'ultimo esempio, che sarebbe il verbo che effettivamente ha una vocale lunga mediana corrispondente all'alef, cioè ha una alef vera, non una alef finta che era una wau ed è stata adottata una alef, oppure una ya è stata adottata una alef, ma è proprio una alef. Da che cosa si capisce? Allora, Nala, Niltu. Questa ha perso l'Alef. Nilna, anche questa ha perso. Nala, non ha perso. Nalu, non ha perso. Nilna, ha perso. Allora, Hudifat alifu ma atta, questa. Anna, questa. Nun, annaswa, questa. Va bene? Questa è il verbo nala, ottenere vuol dire. Andiamo a vedere il presente. Vedete che non cambia qua. Mentre qua da Alef è diventato una Ya, qui da Alef è rimasto Alef. Quindi Yanalu, Yanalani, Yanalani, Yanaluna, Tanalina, Yanalna, Yanalna. Anche qui la Aleph è sparita, quindi Hudifat alifu ma nun naswa. Andiamo a vedere adesso al-amr. Nal vuol dire ottieni, prenditi questo. Nal, conquista questo. Come viene? Nala ha una Aleph che stai qua, quindi a posto. Nalu, va bene. Nali, va bene, anche per lei, al femminile, nalna, nalna. Queste non sono vocalizzate, poi potete, ripassando il video, riguardandolo tutto, io le ho pronunciate tutte, e li scrivete voi sui vostri quadernoni belli puliti e soprattutto abbelliti. Quindi mettete la fatha, la damma, la kasra, io li so a memoria, che sono verbi, insomma, ma voi non lo potete saperlo. Quindi qua scrivete nal, nun, fatha, lam, sukun. Questo è iussivo, come chiamate voi, cioè il verbo, l'imperativo è quello che annulla le vocali finali. E vocali finali nel verbo, nel singolare, spariscono, diventa sukun. Questo è un modo per riconoscere anche l'imperativo. Kul, mangia, uktub, scrivi, ishrab, bevi,
Vedete che la finale è sempre un sukun? Perché è caso jussivo, cioè sarebbe majzum in arabo si dice, majzum. Allora, qua abbiamo la stessa cosa, il verbo ha perso la alef solo in corrispondenza della nun, del femminile. Annaswa vuol dire donne in arabo, va bene? Annaswa. Ok, io spero di avervi fatto capire un po' come si ragiona con i verbi deboli, concavi. Voi, intanto, un mio consiglio, quando capitano, dedicate una parte del vostro, oppure addirittura un quaderno, dedicato ai verbi deboli e fate questo schema, sempre fate questo schema e fatene un po' di verbi, fateli e vedrete che vedrete che col passare del tempo, appena vi capita un verbo, ovviamente anche con la pratica, con la conversazione, vi capita un verbo debole, saprete automaticamente farlo. Non necessariamente sempre, per esempio, qala, nessuno può dire yaqala. Se io scrivo qua yaqala, nessun arabo dice yaqala, anche che è ignorante, non ha mai studiato, eccetera, perché è un verbo che si usa moltissimo. Lo diventerà anche per voi un verbo semplice. Quindi qala, yaqulu, qul. Questa, i tre modi del verbo. Ba'a, yabiru, ba'a. Nala, Yanalu, Nal. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento e arrivederci. Ciao ciao.